Siamo in una libreria dedicata al viaggio, che chiaramente in questi tempi bui non è una priorità. Però viaggio vuol dire anche tanta letteratura, quindi modi di sognare, pianificare e distrarci. Fra gli autori più presenti in libreria, Sylvain Tesson, un francese, grande autore di viaggio, non troppo riconosciuto qua in Italia, anche se ha scritto parecchie cose, quasi tutte con Sellerio, che spaziano dalle foreste siberiane, un viaggio in sidecar dalla Russia fino alla Francia, un viaggio in Francia mezzo ubriaco. Il suo ultimo libro è questo, La pantera nelle nevi, sulle tracce di una sorta di araba fenice delle alture tibetane, un felino semi-introvabile che lui finalmente riesce a trovare e ce ne parla con arguzia, con grande profondità nel suo classico stile. Un libro che vi raccomando caldamente. La pantera delle nevi, Sylvain Tesson, Sellerio Editore. Un titolo indicativo di questo periodo, Una questione di tempo di Alex Capius della Keller. Una storia vera, molto bella, che ci porta lontani, un secolo fa, nell'Africa coloniale. Narra di una cannoniera costruita nei cantieri di Amburgo, disassemblata in 60.000 pezzi e portata nel lago Tanganica, all'epoca tedesca, dove si contrapporrà due bananiere sgarrupate inglesi, portate via terra alla Fitzcarraldo agli albori della Prima Guerra Mondiale. Non aggiungo null'altro se non che questa nave è ancora oggi operativa come postale fra le due sponde del lago. Chi non sa apprezzare un albero non può apprezzare un quadro. Due righe perfette per riassumere questo libro e perché la poesia, ben presente anche da noi, è un elemento fondamentale per aiutarci a superare questo momento buio. 100 luoghi diversi della Treccani, di un poeta, Marco Aldi, di uno storico dell'arte Montanari. Libro molto particolare che concilia immagini non cartolinesche della nostra penisola con tante poesie che vanno da Petrarca a Dante, ma anche Guccini, Daniele o Sandro Penna. Un libro che esalta la bellezza poetica ed immagini del nostro paese e dal costo molto più accessibile di quello che potreste pensare. Franco Marco Aldi e Tommaso Montanari, 100 luoghi diversi, un viaggio in Italia, edito dalla Treccani.